L'arma dei carabinieri del Tricolle si ritrova in un momento religioso per celebrare la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'arma. A presiedere la celebrazione eucaristica è stato Monsignor Sergio Melillo. A lui è spettato un sentito messaggio ai militari quotidianamente impegnati sul territorio e alla memoria di chi invece non c'è più. È un momento di gioia per condividere questa attesa, un'attesa che però ci deve vedere come è nello stile dell'arma, operosi, fattivi. Ed è anche un giorno di memoria, perché oggi è il 23 novembre, chi ha qualche capello bianco ricorda che sono trascorsi ormai 39 anni da quella terribile sciagura, infausta sciagura naturale che provocò tante vittime. E in questa celebrazione sento anche l'obbligo, direi anche il desiderio di ricordare tutti coloro che in quegli anni, in quel terribile momento, hanno perso la vita, e tra i quali anche voglio ricordare un nostro conterraneo, il capitano Pecora dell'Arma dei Carabinieri, che morì a Sant'Angelo dei Lombardi, forse qualcuno ricorderà. Insomma, è doveroso rendere grazie al Signore accogliendo in questo clima di festa il desiderio di non perdere la memoria, perché nella memoria noi viviamo e attraverso la memoria possiamo guardare con fiducia al futuro. E proprio l'arma, affidandosi alla Vergine Maria, alla Vergine fedele, colei che ha accolto questo inopinato e inatteso incarico di essere la madre del Redentore, vuole testimoniare con la sua presenza radicata in tutte le comunità, anche i sindaci essendo presenti ne possono ancora di più, meglio di me, darne testimonianza, la prossimità della nostra realtà sociale e quindi statuale con la nostra gente, nei momenti belli, nei momenti difficili che sempre tutti attraversiamo.